Incontriamo a questo comitato anche Rosa Criscuolo, che abbiamo intervistato già l'altro comitato con un'intervista in due parti, almeno come localizzazione, e qui invece ci siamo messi subito al sicuro, quindi questa è un'intervista declandestinizzata. E Rosa viene da Napoli, è iscritta a Radicali Italiani e diciamo che ci dà un pochino la rappresentazione, la leggiamo spesso su Facebook e quindi sappiamo che lei è informata un po' della situazione napoletana dopo la questione, diciamo, Scajola. Che cosa sta succedendo nel territorio? Allora, in Campania, dopo, diciamo, il caso di Gossip Scajola, che mi ha avuto come protagonista, essendo conosciuta comunque a livello territoriale, non è che è successo granché, perché comunque si conosce qual è la mia vera attività sul territorio. E la cosa importante è che i mass media, essendosi occupati di me su un gossip, mi hanno dato invece la possibilità di potermi esprimere in merito a quelle che erano le problematiche territoriali del partito di Forza Italia e quindi relativamente a quelli che erano i collegamenti tra il cervellone centrale e quello, insomma, regionale. Difatti di questa cosa se ne è occupata successivamente Raffaele Fitto, che si è interrogato proprio di questo. È venuto dopo le europee, di cui è stato praticamente il campione nazionale in merito a quelle che sono le votazioni, e si è chiesto proprio perché il bacino di voti di Forza Italia fosse così rovinato. E diciamo che lo ringrazio, insomma, per essersi preoccupato di questa cosa, perché in Campania effettivamente abbiamo delle problematiche in merito a un'organizzazione territoriale, perché dobbiamo ricordare che Forza Italia era un partito che occupa, diciamo, quella che è l'amministrazione degli enti importanti della Campania, cioè la provincia, la regione, per cui la distruzione del partito ha portato proprio diciamo, a uno scoordinamento di quelle che sono le attività. E, sto continuando, purtroppo questa frammentazione dell'elettorato di centrodestra campano ha portato ad una formazione di vari movimenti, soprattutto in vista delle future regionali, tra cui appunto una lista civica che si chiama Movimento per la Campania, di cui faccio parte anche io come coordinatore provinciale, che si pone come obiettivi principali quelli di creare un territorio a dimensione del cittadino, quindi a fronte di quelle che sono state le problematiche soprattutto nate in regione, come quello degli scandali dei rimborsi e dei fondi europei cominciati con gli arresti di esponenti del PDL dal 2012, e cercando di preoccuparsi di dar vita ad un'amministrazione che si ispiri quindi alla legalità, cosa fondante e fondamentale per un territorio che ne soffre come quello della Campania. Ok Rosa, come ti è sembrato, adesso parlando un pochino, tornando un po' qui alle questioni radicali, come ti è sembrato il dibattito? Tu sei venuta con Luigi Mazzotta, che ha appena fatto un intervento interessante sull'attività dell'Associazione per la Grande Napoli. Tu la segui questa attività di questa associazione? Come ti sembra? Seguo l'attività di Luigi Mazzotta, incontrati, perché ci siamo incontrati quando c'era la raccolta delle firme per i 12 referendum di Marco Pannella a Secondigliano, e la seguo da allora, da quando io accolgo la teoria di Marco Pannella, il PDL tradì Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi comunque mantiene il merito di aver comunque firmato tutti e 12 referendum, cosa che purtroppo non riusciamo, almeno personalmente, a perdonare purtroppo all'attuale Presidente del Consiglio, che spero voglia recuperare in questo senso, perché una riforma della giustizia è necessaria per migliorare anche gli altri ambiti, e quindi in merito di riforme speriamo che abbia un senso, uno scrupolo di voler venire incontro proprio alla proposta radicale, anche perché devo dire che Matteo Renzi è sicuramente un politico che vuole il rinnovamento della classe dirigente dirigente, e noi campani auspichiamo questo rinnovamento anche da noi, perché non possiamo avere rinnovamento soltanto grazie all'azione della Procura. Perfetto, molto chiaro. Grazie a Rosa Criscuolo, a presto su Libri TV.